Presidente Marsiglio, l'Abruzzo ha accolto nel migliore dei modi il Giro d'Italia. È stata una grande gioia e anche con grande orgoglio che possiamo dire di esserci dimostrati all'altezza della situazione. Non era facile intanto farlo venire, il Giro d'Italia non tanto per una qualunque tappa, ci viene spesso e anzi noi abbiamo ormai ottenuto che l'appuntamento con il Giro d'Italia sarà permanente, ogni anno ci sarà una presenza, un passaggio del Giro in Abruzzo, ma portare la grande partenza, avere la possibilità di stare 3 ore di diretta televisiva collegati con le televisioni di tutto il mondo a far vedere la bellezza del territorio abruzzese, oggi molti mi fermavano e mi dicevano è servita più questa giornata che decenni di chiacchiere per promuovere l'Abruzzo e per farlo conoscere. E la risposta si è vista non solo in questi giorni, ma la richiesta, la curiosità, la sorpresa anche che molti hanno provato nel vedere la straordinaria bellezza della Costa dei Trabocchi, così come vedranno nei prossimi giorni il resto dell'Abruzzo, dalle città d'arte, di nuovo la costa e poi l'arrivo in montagna, dove a dispetto di questo sole fantastico che è già più che primaverile, un anticipo di estate, troveranno le mura di neve attraverso le quali i ciclisti dovranno fendere quella neve per arrivare all'arrivo dei 2100 metri di Campo Imperatore. Un'offerta ricchissima, molto varia, ma soprattutto, ripeto, l'orgoglio di aver visto la popolazione abruzzese, le amministrazioni, tutto il territorio capace di ospitare, capace di accogliere, capace di organizzare, capace di far sentire tutti a casa loro e di realizzare e condividere insieme una grande giornata di festa. Quest'anno, Presidente, la grande partenza, ma il Giro d'Italia tornerà in Abruzzo probabilmente anche dal prossimo anno. Come detto, tornerà tutti gli anni. Noi negli anni passati il Giro d'Italia qualche anno saltava, qualche anno tornava. Abbiamo parlato con RCS in questi anni e proprio in questi giorni, durante la presentazione a Pescara giovedì delle squadre, il capo dell'organizzazione Mauro Vegni a questa domanda ha risposto: noi ormai abbiamo deciso che in Abruzzo ci dobbiamo passare sempre. Ho avuto ragione io quando glielo dissi la prima volta, non si può fare a meno di saltare l'Abruzzo se si vuole fare un Giro d'Italia interessante, competitivo, sin da subito, sin dall'inizio, rendendolo quindi anche più attraente, anche più spendibile e appetibile televisivamente. E l'Abruzzo offre la possibilità di rendere il Giro interessante non solo per la bellezza dei suoi paesaggi, tutta l'Italia è bella, ma perché nel centro-sud le montagne che ci sono in Abruzzo non esistono altrove e questo permette ai ciclisti e a chi disegna le tappe di fare delle tappe impegnative e animare subito la classifica. Presidente, lei ama dire che chi vince in Abruzzo poi magari vince il Giro d'Italia. Oggi ha vinto un campione, Evenepoel, che magari potrebbe anche arrivare in fondo. Beh, la prova di forza di Evenepoel è stata impressionante. Io sono sicuro, i pronostici lo davano sicuramente tra i candidati alla vittoria finale. Oggi ha dimostrato di avere una marcia in più, se manterrà questo stato di forma, ne parlavo con Nibali sul palco, se mantiene questo stato di forma oggi è irraggiungibile, dare un secondo di distacco per ogni chilometro al secondo, quando il secondo si chiama Filippo Ganna, cioè un uomo che è su una pista e sul cronometro è una palla di fucile sparata, quindi significa avere davvero oggi una marcia in più. Vediamo se la reggerà fino in fondo. Resta il fatto che chi ha vinto la tappa di montagna nelle ultime 2 edizioni del Giro ha poi vinto il Giro d'Italia alla fine, e quindi a Campo Imperatore ci rivedremo, vediamo. Intanto questo forte distacco di Evenepoel rispetto ai suoi concorrenti, anche Roglic oltre 40 secondi, li costringerà ad attaccare subito, a cercare di accorciare subito la distanza per non dover pagare questo distacco nelle ultime tappe. Quindi io sono sicuro che la tappa di Campo Imperatore sarà anche sotto il profilo sportivo agonistico davvero molto molto bella.